Grazie.
sarebbe per tutti perché abbiamo ricevuto il commissario sostituendosi al Consiglio ha adottato l'altra delibera di adesione alla società. Io volevo anche comunicarvi che noi oggi non ci siamo legati presso la provincia per firmare l'adesione alla società, ma come è giunto abbiamo dato un mandato legale per fare ricorso contro il decreto presidenziale del 4 luglio 2012, con il quale si individuano gli altri ambiti diversi da quelli provinciali. Quindi il comune di Palazzo Lagrena oggi non è una persona del sindaco, non ha delegato nessuno per l'adesione alla società, così come aveva stabilito il commissario. Abbiamo dato questo mandato all'avvocato e insieme a noi stanno facendo ricorso, ma per quanto riguarda la zona montana, il comune di Buscemi, Bucchieri e Cassano. Riteniamo, e questo lo dico diciamo così a tutti i consigli, siccome lo dico come sempre, che la candidatura che avevamo fatto con l'Unione dei Comuni Valle del Libre poteva essere presa in considerazione e poteva anche essere tra quelle riconosciute diversi da quelle provinciali. Sulla base di questa considerazione e sulla base di questa condizione abbiamo dato mandato all'avvocato per fare il ricorso contro quel decreto presidenziale nel quale, lo ripeto, non c'era neanche riportata l'esclusione della nostra candidatura, la quale fino ad oggi quindi potrebbe avere anche una risposta diversa. Grazie signor sindaco. Prego, ci sono interventi? Sì, no, io un'altra volta avevo parlato sono stato convocato mi pare due responsabili che c'era dell'ufficio tecnico per quanto riguarda il verde pubblico per quanto riguarda i due servizi civili che ci sono ecco. Uno era per il verde pubblico perché io mi era stato detto che erano state fatte degli interventi in una aiuola privata dove io ho detto anche che era stato identificato, lei mi ha chiesto perché, mi ha detto che qualcuno diceva perché ci sta un marito della stessa Lombardia. Ora quella zona io ho parlato con Clemenza, non lo so se c'è qualcuno. Abbiamo so che è privato l'assessore Lombardo e il responsabile l'assessore non è potuto venire. Prego, assessore. Può rispondere ora o no. Allora, ci saranno anche anni da spiegazione che scusi, assessore. No, a me per questa non la so trovo perché io il microfono. L'area non risulta assolutamente che appartiene al condominio, se no forse fosse lì dal parcheggio garantito da chi ci abita. Quindi l'hanno informato abbastanza bene e quindi garantita mille per mille che l'area non appartiene né a San Maurizio perché dalle misure catastali da parte 105 eccetera non appartiene assolutamente a San Maurizio né anche al condominio. Automaticamente quando è stata l'epoca sistemata per tramite che sono state fatte sistemare le aiuole, siccome era una zona praticamente abbandonata, il problema è uno, il problema è l'intervento che nasce è una
possiamo capire se c'è un proprietario o meno. Non c'è molto. Vabbè, dopo 300 anni ancora, guardi, non c'è sicuro. Il proprietario non è sicuro. Allora, scusate, ma esatto, facciamo parlare e poi possiamo parlare. Prego, diciamo che c'è parlato. Anzi, non raccoglie, lui lo fa comunque.
favore. È un progetto, ma sì, lo so, è un progetto, ce l'ho fatta. Ma deve sapere, se era vero, se era vero, si è infortunato questo ragazzo di mattina, quando loro devono iniziare alle 8 in ufficio e devono girare per fare questa, che non c'è niente alla normalità di questi ragazzi, è vero che è successo questo infortunio. Allora l'assessore è dichiara. Aspetta, che è chiaro, Va bene, anche
chiesto il considerazione, prego lo stesso fatto, ha chiesto per iscritto questa, ha chiesto. Dico questo non perché per questo diceva la sua. Siccome dico queste, io ritengo che l'assessore non parte, io ho degli assessori che hanno parlato di queste cifre e che qualcuno magari lo voglia imbarcare con queste catenate, permette che lei così ha la possibilità lo stesso sarà ancora la sua avere questa risposta. Prego, ci sono altri interventi? Ha chiesto lascia la parola al sindaco, prego sì. Io non voglio intervenire perché è giusto, perché secondo me le cose vengono dette in maniera chiara per nome e cognome. Quella particella che lui si è intanto dibattuto da qui trattasi di reddito stradale, che dico ha una popolazione ben precisa del reddito stradale, che tra l'altro se l'ho andato a guardare nell'ambito delle carte catastali già in buona parte occupata dalla strada a Piale Grande di Pietre, di corsia centro a destra, ed è occupata dalla banchina, ed è occupata dalle panchine per potersi sedere le persone, nonché di una siepe, perché è la stessa identica di quella che abbiamo nel Piale Città di Pietre. Io credo che già in questo ci siamo spiegati in maniera estremamente chiara. Quindi nell'anno in cui ne fu realizzato il Piale Grande, ne furono messe a dimora le piante, si andò a occupare quella particella che già per la sua conformazione sarà andata a vedere nell'ambito della mappa catastale in chiara e adiacente sostanzialmente alla sede stradale, in buona parte già è sede stradale. Quindi che il signor Rizzan se vuole venire a chiedere la scelta la possiamo chiedere subito, perché qui intravede invece la carenza da parte degli uffici che avrebbero dovuto già da tempo acquisire con apposito contratto e conturare quella particella. Quindi è importante che questa cosa si chiarisce, come quella, come tante altre delitti stradali occupate da anni, sempre stradale, che devono essere acquisite dall'ente, non che devono essere lasciati così. E noi come amministrazione, il consiglio lo deve sapere, stiamo cercando di sistemare gran parte di questa situazione, perché vi voglio dire, in questa situazione c'è tutta la via Milano che non risultano le strade, la via della Santa Italia, la via della Solidarietà, la via Laurana, non esistono per quanto riguarda il cadastro, perché nessuno dopo aver fatto delle storie ha mai occupato sostanzialmente queste particelle, nessuno mai le ha frazionate. E noi piano piano stiamo andando a cadastrare la scuola media, stiamo andando a cadastrare il presso del bene, giusto per fare capire a tutti un po' quelle che sono le situazioni presenti nell'ambito del paese. Bene, io non mi meraviglio da sindaco che oggi spunta un relitto stradale al Piano di Andalighiere e magari qualche altro relitto che si trova alle diverse altezze del Piano di Andalighiere, che ancora non sono state conturate, non sono state defrazionate, non risultano frazionate al nome dell'ente pubblico e quindi al nome del comune. Niente di strano, ma la certezza che abbiamo, questo ve lo posso dire con certezza, che quella non è un'area che può essere sostanzialmente rivendicata dal condominio, né tantomeno può essere rivendicata dall'appaltatore, perché se l'appaltatore vuole rivendicare quell'area, ben che se la rivendichi, poi vediamo effettivamente se ha il diritto di rivendicarsi o meno. Prima cosa. Seconda cosa. Progetti di servizio civile, generale, questo comune, da quando ci sono io sindaco, non intende, non ha mai inteso presentare progetti di carattere teorico del servizio civile, perché niente progetti teorici non abbiamo, che cosa faccio? Da quello della manutenzione a quello della raccolta differenziata, questi due progetti sono stati sempre concepiti come progetti di carattere teorico pratico, e tra l'altro devo dire a beneficio anche dell'assessore del servizio che il progetto fatto 2 anni fa, concluso l'anno scorso, la maggior parte l'hanno fatto quasi esclusivamente di carattere pratico, perché se vi ricordate bene, e questa cosa sicuramente perché siamo tutti cittadini con la sua se ce lo ricordiamo, con quel progetto noi avevamo 4 unità che raccoglievano porta per porta nei giorni prestabiliti, negli orari prestabiliti, le 4 frazioni nobili del rifiuti che li chiamano così per la raccolta differenziata: carta, vetro, plastica e alluminio. Li prendevamo porta a porta, ne riprendevamo con questi giorni,
devono ritornare a fare sensibilizzazione non solo ai commercianti ma a tutte le famiglie, perché abbiamo degli orari quando si dovrebbero uscire i rifiuti, sappiamo tutti che i rifiuti non andrebbero usciti in determinate giornate che è il prefestivo e il festivo, sappiamo tutti che nell'ambito dei cassonetti non dovrebbero essere messe una serie di cose, è necessario che queste cose le ricordiamo, quest'anno abbiamo preferito ricordarle con questi ragazzi, e poi c'è qualcuno che dà la disponibilità a fare anche attività pratica, rientra nel progetto, e ti voglio dire, rientra nel progetto, poi tra l'altro ve lo scriveranno, che si possono modulare gli orari, perché se a scuola media o nella materna o all'elementare decideranno di fare la sensibilizzazione il pomeriggio, loro non sono vincolati al classico lavoro d'ufficio 8-14, non lo sono affatto, lo possono fare anche il pomeriggio, se vogliono anche la mattina presto o la sera tardi. Ah, ha fatto la richiesta, avete chiesto la cosa, scusate, contemporaneamente, se vi mettete d'accordo. No, ma io 10, 15 anni non mi segue mai quando parlo. Ora ti ringrazio sempre, consigliere la ringrazio perché non mi segue mai quando parlo, lo so, non ci interessa. Ho detto, avete chiesto contemporaneamente la cosa, se vi mettete d'accordo, io lascio. Prego, consigliere Cerno. Aspettiamo un attimino l'atmosfera. Sindaco, mi ha risposto a un'interrogazione, diciamo, che avevo fatto due consigli fa. Per me non è esaustiva, diciamo, questa risposta. Vedrei a questo punto che facciamo. Però perché o sarà il periodale, o sono io che non l'hai capito, diciamo, perché quasi quasi stavo chiedendo di dare la mia candidatura. Con la candidatura forse la capisco meglio. Cioè, forse la miglior cosa, visto che quotidianamente vengo, diciamo, fermato dalle persone che insistono sulla zona, è meglio fare una riunione in loco, così di concerto forse con le popolazioni che insistono su quella zona, diciamo, trovare la soluzione migliore per tutti quanti, è accettabile per i bambini, per i grandi, giochi o non giochi, cioè, a prescindere da tutto, perché più che altro è una questione di circolazione, non è una questione di funzione di quella piazza, perché c'è, alla luce di quello che devi scrivere, cioè proprio la parte che è andata alla scintilla, che è quella, diciamo, dove insiste di più l'uomo, dove vanno a giocare i bambini, eccetera, eccetera, è quella praticamente che dovrebbe essere preclusa. No, ascolti, perché guardi, io dico, è impedito la circolazione veicolare, però è ammessa la sosta, quindi scrive che di fatto la macchina ci può andare. Cioè, se è impedita la circolazione, nemmeno la sosta ci può andare, cioè che se circolazione è più moderata, più leggera, meno veloce, diciamo, però va, diciamo, a mettersi in mezzo ai bambini. O c'è, o si cerca una soluzione, diciamo, con le popolazioni, cioè con le della gente, insomma, che insiste da, cioè, o a rigore di logica, è questo quello che vuole in poche parole. Cioè, io sono più che la portavoce di questa richiesta. Non è perché io voglio imporre o dire qualcosa che vada contro, diciamo, in qualche situazione, diciamo, amministrativa, come la intendiate voi. Poi per fare in un consiglio di genere un'altra interrogazione sempre per l'ingresso di via generale della chiesa. L'allora comandante della polizia municipale Pro Tempore, che stette un mese, ha scritto in poche parole che sulla destra l'ingresso di via generale della chiesa. Io avevo chiesto la dimissione di un segnale orizzontale di divieto di sosta e mi fu risposto che faceva le strisce gialle, diciamo, a terra per l'ingresso. Alla luce dei lavori che stanno facendo in questo momento, ora che danno già per 2 metri, 2,50 metri, ancora qualcuno parcheggia, cioè ora è diventato di pericolosità immensa. Cioè, mentre prima c'era 50 e 50, ora è tardi, perché ancora c'è qualche incosciente, questo punto incosciente, perché ci sono i lavori di là, purtroppo c'è, non serve sempre la cosa, a volte purtroppo per noi cittadini ci vuole il bastone per capire la situazione. Ora sulla destra parcheggiano, quindi di fatto non passa più. È diventata insomma abbastanza pericolosa, quindi crederei, cioè, mi è stato risposto che non c'è un operaio, eccetera, eccetera. Non dico a me, basta mi danno le misure, la mattina di colore, la vado a comprare io personalmente, io li faccio, basta mi dicono quando sono là che si scegliano, 50, 70, 80, lo faccio io personalmente, diciamo, se no non c'è. Qua c'è l'assessore, dico, c'è, non lo so, cioè, perché a me sembra che cambiando i fattori il prodotto non cambia, cioè, sta assessorato da 15 anni, una volta si
e l'ho detto sempre, non lo dico soltanto a Lucio, l'ho detto a Sebastiano Giordano, l'ho detto a tutti quanti, cioè, ma di fatto è così, cioè, non so per quale arcano mistero, ma la situazione è questa. Grazie, consigliere Angelo, prego, consigliere Ramessi. Vorrei iniziare. Questa cosa potrebbe andarci, cioè, andare, no,
Io questo, tipo te che no, dico, ora che siamo una scuola che tu meno male, ora siamo loro a essere. Fento che siamo sempre comportati in modo. Ora ci siamo. Potrebbe anche succedere, tra un anno, però, due o tre ingegneri che non hanno niente da fare.
prima ragione, l'avvocatore della prima parte, poi mi hanno dato tutto, fortunatamente. È un qualcosa che ti va sempre a salvaguardia. Quindi lei sta assicurando. La cosa che assicuro è che se il chi ha vinto la gara venisse mai in mente all'amministrazione di levare il progetto definitivo, non potrebbe farlo solo un professionista interno, non potrebbe fare solo ed esclusivamente un professionista interno, oppure un professionista interno all'amministrazione naturalmente, oppure fare un altro bando pubblico, ma dando delle spiegazioni ben precise perché ne ha levato uno per fare un altro. Quindi andiamo a assicurare. Cassa, un comune che uscendo con le soldi che sono
della parte che dovrebbe pagare. Il segretario diciamo, sai che facevo? Ascoltiamo l'articolo 13 e 14. L'articolo 13 è solamente dell'ordinamento dell'ufficio dei servizi, quindi c'è un'altra cosa, però non inserito. E vediamo in giro di casa, siccome due settori dell'ufficio tecnico non va, noi facciamo uno speciale. Sicuramente un professionista tanto votato viene da uscire, mi pare. E c'è una richiesta, non lo so, non lo so. Non lo so da chi è firmata. Forse da buon Paolo Santo. C'è una richiesta di convenzione dell'ex articolo 14 del 2004 che sicuramente molti non si segretario lo sa, lei ci sta ascoltando. A fine di soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali di conseguire un economico gestionale delle risorse, facendo seguito agli percorsi che fare per la signoria vostra e dal visito delle vie previo consenso del lavoratore interessato, ingegnere Giovanni Tonetti, si chiede l'assenso affinché il medesimo venga autorizzato nella misura del 60%. Caputo. No, ma cosa succede? Guardate, 60%, per la direzione di un'unità organizzativa del progetto, per l'inseguimento e conseguimento di obiettivi specifici di carattere anche intersettoriale. Quindi parte questa cosa, questa macchina, gestita da non so da chi, forse dal segretario. E la giunta, una casa, in quel periodo, era la persona che doveva essere presente, una persona che mi stava scomando. Il 4 settembre 2012 era assente, che era l'assessore personale che doveva vigilare questa cosa, ma c'era il segretario che per un male ha gestito tutta la situazione. E vede c'è questa delibera, la giunta comunale. Vado a vedere la giunta alla fine. La delibera 69, il dottore Ecco, ti ricordo, se avevamo la sua di convenzione tra il comune di Palazzolo e il comune di Cuscino. Dice che il segretario Paolo
soldi, il responsabile del servizio che deve stare un ristoratore di aria a bocca. Poi ho non è così. Lei si dice così, che è così. E soldi noi sappiamo che ce l'abbiamo, ma ce ne deve dare come una cucina anche i soldi, giusto? Anziché darci i soldi, noi ce ne abbiamo un ingegnere e facciamo passo a passo. Ora glielo spiego. Il 9 luglio, la Giunta propone di istituire dentro l'ufficio tecnico speciale, hanno fatto una sezione speciale con l'ingegnere Torino. Con la numero 95, c'è anche la figura del dottore Luzzo. Io mi sono meravigliato perché nello schema di convenzione, che parliamo sempre di soldi, perché la convenzione, quando si parla di convenzione, si parla di soldi, io ci sono conoscendo, perché lei capisce che qua non c'è bisogno e qua c'è bisogno. Io credo che c'è un bisogno anche qua, non so perché l'ha messo il dottore Luzzo, lui dice che magari fosse per te. Bene, quindi per quindi dico la data, il 4 giugno. Se sbaglio lei mi corregga. No, è dipendente, questo
l'accendo lo paghiamo noi. Sì. Giusto? Lo paghi il comune di più scemi. Aspetta, dottore, scusi, mi ascolti. Aspetta. Cioè, lo paghiamo sempre noi. Non usciamo i soldi perché... Ovviamente sì, ma la forma è che paga il comune di donare. E noi rimborsiamo al comune di donare. Quindi, sì, aspetta, ma di noi di tasca nostra dobbiamo uscire 27.000 euro. Dobbiamo uscire. Il 60% delle retribuzioni che spetta all'ingegnere. Perfetto, 18.000 euro. C'è chi deve. Poi c'è la... comunque sono 44.000 euro totale più... comunque sono 18.000 euro. La parte della cosa nostra? La cosa nostra. Aspetta. Poi c'è la posizione organizzativa, che questo era a carico del comune, poteva anche non andare. Ma siccome ne hanno chiesto, da mia, ci stiamo andando a 18.000 euro, ci fanno. Sempre rapportata. Sempre. Ma sempre ne hanno chiesto, sono chiesto, sono chiesto, sono chiesto, sono chiesto, sono 8.000 ci stiamo andando un po' di posizione organizzativa, più di ore, sono 10.000 euro, sempre più peso. Io credo che quindi andiamo a aprire a 107.000 euro, no? Ora io mi chiedo, ma l'ufficio di sette. Scusa, ma adesso il 17.000 euro. Allora. Non ho capito prima, sì, no, allora, lui fanno 25. Mi scusa, lui vende 44.513 euro ogni anno, il 60% sono 27.000 euro. Più 10 sono 37.000 euro. Visto come non è questo? No, non li ho fatti con te. E te lo dico, te la prendo la cosa. Questo è detto che si sta facendo. Vabbè, mettiamo che vengono 40.000 euro. Mettiamola così, mettiamo arrotondato. Io mi chiedo, era necessario spendere questi soldi e fare? Alla fine è un terzo settore, perché se andiamo a vedere è un terzo settore, lo prendo sempre. Io mi chiedo e chiedo a lei, visto come stiamo, che spendono, non c'è. L'amico, come si chiama? Fucale, che è uno che ci viene a queste cose. Dico, io desidero sapere se era necessario, visto che noi abbiamo dei tecnici, ma se è necessario che i nostri tecnici non sono in grado di fare questo lavoro di progettazione, perché da tanti anni pare che l'hanno fatto, mi dice l'assessore, ora non sono in grado, ma come c'è un grado di settore? Abbiamo due settori. C'è il dottore Monaco, c'è Pascetta, dico, ma no, non vediamo forza se c'è una fase qua. Noi facciamo uno e prendiamo un tecnico da fuori, se è necessario. Poi mi chiedo io, quali sono i compiti di questo ingegnere? Che cosa deve fare? Ma sono specificato. Ma non è specificato, se è specificato io non lo so che deve fare, perché non è specificato. L'articolo 13 dice una cosa. Non ho detto che gli altri.
siamo sindaco. No, la mia risposta. Da chi vuole la risposta? Da chi vuole la risposta? Dal sindaco politico o gestionale? Prego, segretario. Credo che nell'analisi che viene fatta rispetto alla riorganizzazione degli uffici dei servizi qualcosa deve essere fatta, perché ovviamente la normativa che recentemente è stata emanata in proposito parla di fare dei risparmi anche con l'accorpamento di strutture organizzative esistenti per la loro riduzione, e questa è l'idea che abbiamo già in mente per assicurarla. Per quanto riguarda invece il discorso della scelta di un ulteriore soggetto che è andato ad individuare quello che è uno scarsissimo dotazione organica relativa al settore tecnico, è ovvio che c'è stata una valutazione dei carichi di lavoro e c'è stato anche un raffronto con le posizioni organizzative che abbiamo per capire che era necessario far fronte con ulteriori figure professionali all'interno di un ente che, ripeto, non ha geometri a sufficienza, che non ha un ingegnere, che è carente di figure professionali per le quali l'amministrazione volta per volta si è impegnata chiedendo favori a persone esterne pagate a parte per poter portare avanti le gare nei termini previsti. Quindi e c'è una valutazione di carattere tecnico e c'è anche una valutazione di carattere politico. La valutazione di carattere tecnico è stata quella di avere necessità, anche a seguito di eventi luttuosi che hanno portato alla perdita prematura di una persona che apparteneva all'ufficio tecnico, anche per il funzionamento di soggetti, e quindi far fronte a evidenti necessità che in relazione ai carichi di lavoro avevano bisogno di essere supportati, a meno che non si voglia portare da voi alla grande greca per poi sentirsi dire siete venti e non andate avanti. Questa è una valutazione che va fatta e che in un prossimo futuro dovrà portare, credo, con l'appoggio e con le decisioni che l'amministrazione troverà opportuno, anche ad una rideterminazione di quelle che sono le figure applicate e le condizioni organizzate, proprio per venire incontro a quelle esigenze che lei fa, che sono legittime. Grazie, signor. Non voglio rispondere perché offenderei le persone che fanno parte del settore, che fa questa cosa, perché i pubblici, io ho visto, e ho detto una cosa, non dobbiamo offendere mai nessuno. No, lei sto, diciamo che con questa delibera sono state offese. Io credo che professionisti che sono in grado di fare quello che fa questo rispondendo 40.000 euro. Vero lei dice se è stato rispondendo. Vero lei, guarda, segretario, lei dice una cosa vera, dice che ci sono questi accorpamenti. Gli accorpamenti, caro dottore, si fanno con personale interno. Ci abbiamo noi un ufficio tecnico che c'ha un ingegnere che si occupa di urbanistica, c'è il comune di Buscemi che ha bisogno di un ingegnere, allora gli sbattiamo i cinesi. Che il problema è un altro. Lei è segretario comunale dove? Palazzolo? Buscemi è casa. Perfetto, da caso questa è di Buscemi. Siccome Buscemi non ha soldi come pagarci il suo onorario, noi dobbiamo pagarlo noi, personalmente noi, una bella cosa abbiamo fatto. Dice così, e questo è il suo. Ho la materia in giro, non è questo? Il comune del Buscema non ha i soldi per dare la parte che deve pagare lei, perché ce lo deve dare a noi, noi lo paghiamo a lei, giusto il lavoro che facciamo, che fa deve essere pagato. Però è la nascita, lo sapete quando si devono uscire gli amici stavano, sì, è una bella cosa. Però se no, è così, dottore. Solo che chi la sta prendendo dentro il cilindro siamo noi. E mi sta costando 40.000 euro in più. Questo è il problema. Per l'inutilità del lavoro che fa l'ingegnere con me. Per l'inutilità del lavoro che fa. Per l'inutilità del lavoro che fanno già i privati settori. Noi abbiamo preso un ingegnere perché i due nostri capi settori non sono in grado di fare il loro lavoro. Questo è con questa delibera. Guardi, non c'è nessuna richiesta dell'ufficio tecnico che dice che hanno bisogno di tecnici. Non c'è una richiesta. L'avete fatta voi di vostra
lei e la giù. Il coppiello sono io. No, lei. Lei ragione, io vado di giù, lei lo sta dando con un altro, che giustamente mi sembra, ma sta proprio come il buscello, che vuole andare in euro l'anno, non vado a buttare niente. Però non c'è niente, io ci ho fatto un problema. Ma noi ci 40.000 euro, noi con 40.000 euro, fa che ci sono. Scusate, ha chiesto allora il sindaco, ma no, perché io perché non è questo, non partiamo dal fatto di poter compensare, ma dall'utilità dell'apporto tecnico, che è diverso. Io oggi sono a Palazzolo, Buscemi e Cassa, ma domani posso essere a Furiglio, posso essere a Bendino, posso essere a cioè di un ingegnere che alla fine non mi doveva soltanto
servizio, ma di una persona alla quale poter chiedere eventualmente impegni che vanno al di là del semplice servizio. E sono questi gli impegni che abbiamo chiesto all'attuale ingegnere Donetti, che per un anno saranno da noi, per un anno, perché l'unità di progetto durerà un anno. Abbiamo chiesto di darci una mano in tutte quelle che sono le gare che dobbiamo andare a esplorare e che quindi piano piano non sta esplorando, perché se non ci fosse stata questa possibilità avremmo dovuto intercorrere altre strade. Ma guardate bene, poi si parla del quarto settore, ma in termini di tecnici o pensionamento che ci saranno prossimamente nel giorno del salario, quanti tecnici sono rimasti al quarto settore? Sono rimasti soltanto due tecnici. Quindi è su questa cosa che dobbiamo andare a riflettere. Così come qualcuno poteva semplicemente dire a corpo avanti nei due del settore per farne una. Ma questo è tutto una fatica, però significa in qualche modo rimettere insieme nei due settori che fanno nel tempo pensare con grande attenzione e magari non ripensare, perché attualmente hanno acquisito delle professionalità e lo hanno dimostrato, delle cose che ne racconto. Quindi i ragionamenti di riorganizzazione che è necessario fare si faranno gradualmente con i pensionamenti, e questa è la scelta chiara fatta dall'amministrazione che vogliono in questa sera ribadire a questo consiglio. Si aspetteranno i pensionamenti, ricordando a tutti che questa amministrazione non ha istituito nuovi saltori, ma questa amministrazione l'unica cosa che ha fatto è inserito questa unità di progetto in attesa dei pensionamenti per poi rivedere quelli che saranno diciamo così le organizzazioni degli altri settori. Poi tra l'altro parliamo delle cose che ancora non abbiamo fatto, ma posso anche dire che nell'ambito del primo settore già la riorganizzazione l'abbiamo fatta, perché col pensionamento della Messina abbiamo accorpato l'ufficio di segreteria che nell'ambiente organico era messo a parte e che aveva anche diciamo così una sua linea di risorse economiche, l'abbiamo accorpato a questo punto del primo settore. Da qui sta iniziando il processo di riorganizzazione che, ripeto, a questo punto legato anche al fatto di quello che verrà pensionato per qualcuno o gli anni di contributo di qualcuno, a questo punto si andrà a fare naturalmente con i pensionamenti, senza bisogno di fare particolari sconvolgimenti, ma soprattutto guardando a quelle che sono le necessità gestionali di un ente e a quelle che sono i vari finanziamenti che siamo riusciti a prendere in questi 4 anni, per i quali abbiamo necessità di dare risposta, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà. Prego, consigliere Lanzi. Su questo non lo parlo prima, per esempio, però poi possiamo tornare di approfondire eventuali se ci sono altri approfondimenti. Io volevo parlare del frigomacello. Di nuovo sono fermo, stanno facendo dei murassetti. Ci sono riunioni, degli studi per cercare di affogare, non so che cosa volete fare. E volevo sapere se fa questo primo macello o i lavori sono fermi. Io so che sono fermo, stanno facendo i murassetti. Volete vedere se vengono la stagione infernale, cioè non è tutto affalato. E poi la struttura non si farà perché pare che la pinta non la voglia fare. È vero questo? No. Perché la pinta basta. Ma no, io la pinta basta. Questa è il lavoro che si è pintata a Oliero. Se il lavoro adesso è come c'è. Se non c'è, i lavori stanno continuando. Allegramente la struttura si sta alzando. Cosa è che lei ha scritto la società e si è le mani con il lei ora fa parte di un'altra categoria che è stata. Beh, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, chiudiamo l'attività ispettiva. E passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi, le condizioni equilibrio di bilancio e presa d'atto della loro salvaguardia per l'esercizio finanziario 2012. Io direi di intervenire come abbiamo fatto nel bilancio. Lasciamo la parola per quanto riguarda il responsabile del corso ai revisori dei conti, alla seconda commissione, perché oggi mi ha telefonato il consigliere.
consigliere Fubana non può essere presente perché è morta la zia, è come se fosse un'assenza giustificata, rispiaciuto non poteva venire, però c'è il consigliere Monaco che sarà lui per quanto riguarda la seconda commissione. Se avete un altro desiderio qualcuno di parlare prima, se no lascio questo ordine di lavoro e poi gli interventi al sindaco come esecutivo, come giunta per le decisioni politiche del Consiglio di bilancio. Va bene questo ordine di intervento, consigliere? Prego, dottore Rossi. Tutto ciò è stato, diciamo così, a tutto ciò è stata data copertura.
comunicazione. E dopodiché praticamente accetto che non era conoscenza da parte del conduttore di debiti fuori bilancio, e quindi praticamente una volta che abbiamo istituito, abbiamo effettuato la ricognizione sullo stato attuazione dei programmi, creato il fondo sulla attuazione dei redditi, preso atto della riduzione del contributo ordinario dello Stato e dell'eventuale maggiore previsione IMU, e si è proceduto, diciamo così, a garantire l'equilibrio, diciamo, del bilancio 2012. Noi oggi stiamo approvando, proprio andando a discutere di quelli di bilancio, nei termini del 30 settembre, e ricordiamo perché il bilancio è stato approvato correttamente dall'ente al Consiglio Comunale alla data luglio, anche se c'è stato comunque la proroga ottobre, ma sarebbe stato, diciamo francamente, fuori luogo approvare il bilancio di previsione ottobre, una revisione per l'anno in corso ottobre, quando l'esercizio stava, diciamo, per scadere. E basta, quindi tecnicamente mi pare che il Consiglio, diciamo, ha preso atto di tutta la situazione. Grazie, dottore Buzzo. Lascio alla dottoressa Di Pietro, prego, come presidente del revisore dei conti. Sì, buonasera. Allora, come già anticipato il dottore Buzzo, quindi il potere dei revisori, vista la relazione riguardante la riunione sui programmi di equilibrio di bilancio 2012, che è stata approvata appunto dal responsabile delle servizi finanziari, vista tutte le relazioni del responsabile di un settore che è attesa per poter avere le risorse di interventi di competenza degli equilibri di bilancio, viste le dichiarazioni appunto che non esistono dei debiti fuori bilancio, considerato che è stato contenuto il pareggio finanziario, quindi gli equilibri di bilancio, poi preso atto che c'è stata una corretta iscrizione del fondo di valutazione crediti è stato disposto dalla legge 135 del 2012 e che esiste per fatto che c'è una copertura finanziaria sia per questo fondo che per la riduzione del contributo ordinario, appunto come ha detto il dottor Buzzo, grazie a una maggiore della rete nazionale comunale e poi per una stima di un maggiore intervento di il collegio delle visioni contabili esprime parere favorevole allo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi alla ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2012. Grazie, dottoressa Di Pietro. Prego, lascio la parola al consigliere Monaco, quando volete fare un funzionario del consigliere Furano. Allora, questa è la seconda commissione. Allora, la seconda commissione si è riunita il giorno 20 e ha esaminato i punti all'ordine del giorno. C'erano due punti e prima di tutto è stato trattato questo. Per quanto riguarda il punto, i consiglieri non vogliono fare altro che farsi dare dei chiarimenti dal dottor Muso, che ha spiegato benissimo l'argomento come ha fatto adesso il consiglio, evidenziando appunto i due punti principali di questi punti. Ovvero la istituzione del fondo di svalutazione dei beni e in più anche questa comunicazione che riguarda da parte dello Stato per questo taglio che è stato fatto al trasferimento ordinario. Quindi non può fare altro che prendere questi argomenti, gli argomenti principali di quello che hanno portato alla Commissione di equilibrio di bilancio e poi il consigliere Spada Carmela si è sentito alla discussione del consiglio, mentre il consigliere Mona e il consigliere Cubana hanno dovuto fare il proprio. Grazie, consigliere. Prego. Nel nome dell'intervento c'è il sito per quanto riguarda. Prego, sì. Nella qualità di assessore al bilancio, devo dire che purtroppo prendo atto veramente di quello che è l'ulteriore taglio che è operato dallo Stato nei confronti del Comune, nei confronti dei Comuni. Io devo soltanto dire e fare questa affermazione. L'IMU alla fine non ha fatto altro che sostituire l'ISCI e l'IRPEF. Il taglio dello Stato ora si aggira intorno al 60%, la Regione non ci manda soldi da aprile del 2012,
il comune è in una forte situazione di liquidità di cassa. Siamo in questo momento in grosse difficoltà di liquidità di cassa perché purtroppo continuiamo ad avere enti che dipendono dai trasferimenti regionali e statali. Dico l'auspicio che posso fare per il futuro e per il bene dei comuni, anche in termini di gestione più tranquilla di quello che possono essere servizi. Si decidano una volta per tutti a dare l'IMU ai comuni ed eventualmente a tagliare quello che è il trasferimento. Così sappiamo sostanzialmente che l'IMU entra da giugno a dicembre e ci organizziamo di conseguenza. Ma andare avanti così non è più possibile. Cioè non avere più certezze nel trasferimento non è possibile, perché siamo arrivati ad avere difficoltà anche per quanto riguarda l'approvvigionamento del gasolio, anche per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e così via discorrendo. Non lo voglio più sostanzialmente sottacere. La situazione è critica e complicata, come lo è al comune, lo è all'Asti, come lo è al comune di Palazzolo, lo è al comune di Siracusa, come lo è al comune di Palazzolo, lo è in tutti gli altri comuni di questa benedetta regione. Non si può più tirare avanti così. Allora, una scelta chiara: l'IMU ai comuni, se è imposta municipale, deve rimanere ai comuni e non che se la deve prendere lo Stato e trasferirla solo in pillole al comune soltanto quel famoso 50%, perché non è una cosa corretta neanche in termini di informazione per i cittadini. Grazie, consiglio. Prego, ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza. Astenuto? Astenuto. Tutti gli altri sono astenuti. Votiamo l'immediata seduta. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza. Astenuto e cioè il consigliere Spada e il consigliere Lanzi. Bene, passiamo. Come? 10 presenta 8 favorevoli e 2 delle astenute. 8 favorevoli e 2 astenute. 10. Presenti 10. Sì, sì. 2 astenute e 8 favorevoli. Entrato il momento in cui stavo formando la votazione. Si può partecipare alla votazione. Ha partecipato alla votazione. Quando ho fatto la forma del consigliere Spada era sul banco del ciclo consenso. Mi ha detto che non l'ho guardato, l'ho fatto segnare. No, il consigliere Angelico, no, il consigliere Angelico è fuori. Angelico non sono fuori. Non ci sono, siamo 10. No, ma come uscire? No, siamo segretario, siamo 8 e 2 e 10. 10, perché manco? Siamo un po'
sembra in cielo, va bene, voglio ringraziare il dottore Muzzo e anche il professore De Monti che hanno l'approvazione dello schema di convenzione. Allora andiamo al punto 4. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 1/1/2013 31/12/2017. Bene, chi interviene su... C'è la commissione, prego consigliere. Scusi, voglio ringraziare il professor De Conti, dottoressa Caggiola, dottoressa Di Pietro, dottor Sala, per essere stati con noi questa sera. Grazie. Una cortesia quando studiamo delle persone che non sono solo il venire con il punto. Mi sembra che tutti i consiglieri un atto di cortesia per studiare di persone. Io a nome di tutti. Io a nome di tutti faccio una buona educazione anche per lei. Consigliere. Allora, anche questo argomento è stato trattato nella riunione dei giornalmente e naturalmente i componenti della commissione hanno chiesto al dottor Luzzo di illustrare bene questa convenzione e soprattutto il metodo che porta appunto all'assegnazione della gara, cioè diciamo, al momento per assegnare i punteggi eccetera, ma però non spiegherà meglio come devono essere le invece. Quindi anche per questo punto la consigliera, cioè tutte e tre i consiglieri prendono atto appunto di questa convenzione, hanno avuto opportuno votare nessuna votazione, perché essendo una semplice convenzione, cioè una convenzione non semplice, una convenzione, hanno ritenuto votare nessun voto. Sì, ci ho detto infatti che i consiglieri dicono che è il dottor Muzzo, sì. No, ora io, cioè magari ho detto il consigliere del dottor Muzzo spiega a tutti meglio quali saranno, quali sono. Allora, c'è una richiesta, mettiamo ai voti, se si deve leggere la convenzione, oppure si mette ai voti, voglio richiesta, si mette ai voti, consigliere. Dobbiamo essere tutti d'accordo, non è che lei c'è una fantasia stasera essere già convenzionato da lei. E allora, se io sto sbagliato, lei può anche denunciare, oppure può chiedere una sfiducia. Ogni richiesta si mette in voto, ogni richiesta che un consigliere fa si mette in voto. Sto sbagliando? Se qualcuno vuole intervenire, lei ha fatto una richiesta, vuole che si legga la convenzione. Siccome è stata fatta una commissione consigliare, appunto le commissioni permanenti esistono per accelerare questo tipo di richieste che lei giustamente fa soltanto per a modo di piacere per leggere una convenzione, l'hanno già letta 5 consiglieri, 3 di maggioranza e 2 di minoranza. Lei giustamente chiede di leggere il consiglio comunale e io per regolamento la devo mettere ai voti. Se il consiglio comunale dice questo qua si legge lo schema di convenzione, allora c'è una richiesta di votazione. Chi è d'accordo per leggere tutto lo schema di convenzione resti seduto, chi è contrario si alzi. Contrario, favorevole, astenuto, lei non si deve spogliare. Il consiglio ha deciso che non si deve leggere lo schema di convenzione. C'è una richiesta del legittima che si va a produzione. Prego, ci sono altri interventi? Ci sono, certo, tutto le può chiedere, qualunque tipo di interventi. In merito allo schema di convenzione. L'ha chiesto lei al dottore Russo. Dottore Russo, se vuole, può rispondere, se no. No, ma non si mette a voler, è una richiesta di chiedere.
non è una richiesta di risposta. No, se ne niente. Dottore, se ne vuole rispondere, giusto, dottore. Premesso che qualcuno ha fatto il testo, lo schema di convenzione, colpando di... Scusi. Lo schema di convenzione, no, ma siccome dicevo, come ci vediamo i punteggi attribuiti, eccetera, eccetera. No, lo schema di convenzione che il Consiglio ha approvato, che tende soltanto a disciplinare i criteri, le clausole, i limiti, le modalità con cui svolgere il servizio di tesoreria, il bando, le modalità di affidamento, il disciplinare di gara, è nella competenza del dirigente titolare del servizio in questo caso. Cioè, quindi questa sera il Consiglio viene chiamato, io con il professore, ad approvare uno schema di convenzione per la gestione del servizio, non per le modalità di affidamento o per la retribuzione del punteggio. Ecco, questo ci tenevo a farlo sapere, perché noi nella convenzione, come il consigliere vedeva di legge, faccio presente che non è previsto appunto la modalità di affidamento, è previsto proprio il modo come gestire il servizio, come verrà gestito, quindi la durata, l'oggetto, i limiti, le modalità, l'estensione di un contributo dato per la sponsorizzazione, l'apertura dello sportello, cosa diciamo viene richiesto alle tesorerie, i pagamenti, come, e poi non sono altre, volevo anche sottolineare, non sono altre che tutte diciamo condizioni previste per legge, quindi non è che c'è molta discrezionalità nel sopravvivere uno schema di convenzione, che magari si può chiedere alla tesoreria chissà quale diciamo condizione al di fuori di quelle previste dal testo unico. Io l'unica cosa che voglio sottolineare è che noi procederemo all'affidamento del servizio secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa. È chiaro che, e questo volevo solo così farlo presente, che l'elemento più rilevante per la maggioranza di gara sarà sicuramente quello inerente al tasso, diciamo, di interesse passivo applicato sull'anticipazione di tesoreria, che è quello diciamo che incide per la maggiore. Quindi ma questo diciamo, è un discorso che poi riguarderà la bando di gara e diciamo che disciplinare diciamo di gara. Tutto qua. Grazie dottore Tuzzi. Io non devo chiedere a ognuno, poi intervenire e parlare, che dire che sia perplessità, se non ha capito, ma non devo chiedere. Sono altri interventi, passiamo all'azione. Ci sono altri interventi? No. Allora, votiamo. E allora, la promozione di schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il 2013-2017, chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza. Favorevole a tutti all'unanimità. E allora fate mi chiedere, scusi, alzare, no, senza, io non lo capisco, chi è d'accordo per essere seduto? Se il consiglio mi alza, io sono seduto. Ma pure, e allora tu devi dichiarare, andiamo a dichiarare. Aspetta. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza, si deve la messa per le mediate, per le mediate, te lo chiedo, e non dichiari. Io lo alzo, va bene, idem con la prima volta. Bene, passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, compensazione ICI, convegni immobili. Arrivederci a Tronoso, grazie per essere stato qui con noi questa sera per dare le recitazioni all'intero consiglio di facciamo, vediamo, passiamo una parenza, io volevo dare il benvenuto al nuovo capogruppo di cui il consiglio comunale di Porto Recaro. Grazie. Quindi, questo gruppo ci serviamo alla discussione alla prossima
Grazie. Non ho capito. Chiami il benvenuto al capogruppo delle due buone. No, non lo so perché non mi è stato comunicato. Scusate. Yeah.
ma c'è la stessa dell'anno scorso, non c'è niente, ma non è che ti dico che la domanda non è giusta, la domanda è giusta per carità. No, no, io non ti sto dicendo, questa signora che ha questo terreno che non riesce a prendere e deve pagare 10 ogni anno, e perché non lo pagare? Perché sono che deve fare? Fratelli. Ma se non vuole pagare, e non è vero, che sì, ma non ci stanno compensando con il giro. Allora, se non ci sono interventi possiamo
perché è stato già avvicinato dal padre della commissione, consigliato, se non ci sono altri interventi possiamo trovare. Bene, vogliamo chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvata l'unanimità dei presenti, ma approviamo l'immediata esecutività, chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvata l'unanimità dei presenti. Argomento numero 7. Approvazione del regolamento della vita comunale e delle aree verdi del comune di Palazzolo. Prego. Anche questa è stata guardata dalla commissione, è un regolamento molto articolato in cui si evidenzia l'utilizzo del giardino pubblico nella maniera più corretta possibile, e quindi è tutto formulato nell'articolazione del regolamento. È stata approvata l'unanimità dei presenti della commissione. Tranne il consigliere Lamessa che si riservava di parlare. Beh, grazie consigliere Polano. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Io su questo argomento mi avevo contrario. Perché ci sono dei punti. No, è previsto. Per quanto riguarda gli esiti di popolazione,
informazioni che sono legate al sito. E lui la comunità, cioè è difficile che puoi entrare, è un secondo. La donna ha fatto gli effetti, cioè non ha nessun di dietro. Se la c'è, è quello che chiunque, cioè, chiunque ci vuole fare, la prossima marca, diciamo ancora, ti viene portato, nessuno gli dice no, cioè ci vuole con un carrozzo che devo fare del danno, no, è differente la cosa, o con la mia bicicletta è differente. Se per la rata, se 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 la. Poi lei dica, stiamo parlando un pochettino sulla volontà, volevo fare questo. Lei presidente a me è capogruppo, già spento. Ah, me lo spento, no, ho tolto il gas. Se non ci sono, possiamo votare. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza. Approvato l'unanimità del presente. Passiamo all'ottavo argomento. All'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche nel comune di Valsole. Questo è sempre un altro regolamento a corollario con quello della vita comunale, in cui vengono regolamentate tutte le aree che c'è un elenco particolare di aree verde che possono anche essere adottate da enti, da scuole oppure anche da singole persone o associazioni, cosa del genere, per il decoro della nostra città di Francia. Io su questo ho detto, ne abbiamo parlato, cioè come negli atti del pubblico comune, il pubblico comune c'è, poi detto, noi possiamo affidare un ricordo a un privato come quello della Mosca, lo possiamo affidare a un privato e il privato gli mette la tabellina, questo verde è curato. Ora quello che vi chiedo, e non lo so se l'abbiamo previsto, che la scritta sia fatta secondo dove viene messa, perché per esempio se nel centro storico c'è un verde non ci possiamo mettere le cose in blu se ci fanno schifo o luminoso, io non lo so, non lo so, l'abbiamo fatto qua. Studio che poi sono
allargata agli edifici di nuova costruzione. È nato così, quindi un regolamento, una sorta di regolamento che poi appunto il piano colore, costruito sostanzialmente da due cartelle di colore, una per gli edifici del centro storico e una per gli edifici all'esterno del centro storico. Insieme a questo, insieme a questo due cartelle colore, vi è tutta una serie di regole da seguire, soprattutto a livello di approvazione del progetto di un'attività di manutenzione, di una manutenzione di una faccia del movimento. La commissione ha visionato, visto un po' tutto il lavoro svolto, ha approvato l'unanimità per favore il lavoro svolto, quando comunque consiglio qualsiasi altra. Grazie, consigliere. Prego, ci sono in cartello, votiamo. Chi è d'accordo di approvare questo piano del colore del centro storico del centro abitato? Resti seduto, chi è in contrario si alzi. Approvato l'unanimità del consiglio. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Ho ricevuto questa proposta da parte dei consiglieri comunali per quanto riguarda la nuova del giorno sulla rinominazione di alcune vie urbane. Con le informazioni con vari altri presidenti dei consigli, arrivederci, grazie ancora per essere stato con noi. L'argomento non è di competenza del consiglio comunale, però tuttavia si può istituire questa sera una commissione composto dai consiglieri comunali che possiamo comporre questa sera perché può dare un indirizzo alla giunta siete d'accordo di istituirla o di istituirla dopo questa? Questa sera non possiamo fare su questo argomento. Se siete d'accordo mi dite magari politicamente come fare, facciamo una commissione, il qualunque consigliere comunale non fa parte, non chiede di assessore perché poi deve essere approvato dalla giunta municipale, però se vogliamo istituire una commissione lo possiamo fare. La commissione considera che dobbiamo istituire noi come consiglio comunale. C'è una richiesta di sempre consigliere e io sto dicendo non è di competenza del consiglio comunale, vuole seguire la scusa, non è di competenza del consiglio comunale, me l'avete richiesto e lo metto punto all'ordine del giorno, non è di competenza del consiglio comunale, tuttavia si vuole istituire una commissione, non è di competenza del consiglio comunale, è della giunta municipale, perciò questa sera non abbiamo né da discutere né da votare, possiamo istituire una commissione, la commissione. Siamo uniti tutti all'ordine del giorno.
faccio il fuoco, cioè, un nuovo Non posso, 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 non